Il corpo di polizia municipale di Vibo Valentia da oggi ha un nuovo agente. Si tratta di un cane antidroga che verrà utilizzato in città, soprattutto in ambito scolastico. La presentazione di questo progetto questa mattina presso il liceo statale Vito Capialbi in occasione delle attività di accoglienza delle prime classi. Lui è Diablo, 13 mesi, pastore tedesco da lavoro, nero. È stato praticamente già selezionato all'età di 4 mesi, o meglio, è stato ricercato proprio alcune caratteristiche del cane necessarie al fine di poter fare un lavoro al meglio, insomma, sul cane per il tipo di attività che sarà poi successivamente impiegato. Quali sono queste caratteristiche? Le caratteristiche sono la docilità prima di tutto, quindi la capacità del cane di relazionarsi con l'uomo, un ottimo equilibrio di tempra e temperamento, che sono due capacità del cane di sopportare anche una situazione di questo genere, quindi di mantenere la calma, di stare tranquillo, di superare per esempio un ostacolo che può essere anche il salire o scendere una rampa di scale, e fondamentalmente possessività, come in questo caso mantiene la sua pallina ma non ha aggressività sulla pallina stessa, predazione, perché senza la predazione ovviamente quindi il cane ama giocare con la pallina in buona sostanza, e soprattutto ottime pulsioni di reattività e attività, che sono due principi fondamentali. Diciamo che lui in questo momento gioca con la pallina e con l'associazione di un principio di odore diciamo generico, però riesce ovviamente già a discriminare dov'è la pallina. In buona sostanza, anche non più a vista, noi potremmo mettere la pallina anche in questo caso da qualche parte, il cane riesce a individuarla. La polizia locale di Vibo Valentia ha un nuovo agente. Sì, ha un pastore tedesco che ha più o meno un anno ed è destinato a un'attività antidroga, ancora in fase di addestramento, però ci siamo quasi. A che cosa servirà? Dove lo farete girare? Allora, sarà bene o male su tutto il territorio comunale, questo è certo, in modo particolare sulle scuole. Inizieremo dalle scuole superiori naturalmente, per vedere un attimino, per più che altro constatare quello che è stato già attenzionato nei mesi precedenti e vedere i riscontri che ci saranno, oltre che naturalmente alle altre attività di indagine che consolidamente si fanno anche con le altre forze di polizia. Il conduttore sarà uno di voi oppure ha già il suo conduttore? I conduttori sono rigorosamente tre agenti di polizia municipale ed appartenenti al comando. Sono tre perché giustamente il cane deve avere la possibilità di variegarsi, quindi di stare sia con l'uno che con l'altro.